Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, quarto turno della Coppa Italia. La sfida è quella della semifinale dell'anno scorso tra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Transvecta Calvisano. È ovvio che lo scenario è totalmente diverso. Fanfuren e Samu Ortiz. La presa è buona per quanto riguarda Sam Lewis. Il lavoro del drive per quanto riguarda Calvisano. Comincia il lavoro in piedi, riesce a trovare un buon guadagno la squadra calvina. Ancora con pazienza la squadra di Calvisano sta cercando di andare oltre, arriva la meta del Calvisano. Subito punito dal pacchetto giallo-nero. Non infila l'H, per cui 5-0. Calvisano che sta facendo 13 minuti in 14 però, perché questa palla non esce mai. E Leso è ancora lì che guarda. Lewis dall'angolo cieco, con grande esperienza. Non rotola via. Solido rispetto alla volta scorsa. Nel frattempo entrano, ancora nel senso, Consoli, Ugo, Panseira, anzi no, Garrido. Mani veloci per Susio. Interessantissime. Poi Consoli perde forse l'attimo buono. E adesso ancora Calvisano. Gambe più rapide, gambe più veloci, gambe più performanti. La possibilità di segnare, non ci riesce. Si è disunita la difesa del rosso-blu. Una trasmissione pessima. E adesso però può attaccare con la meta di Edoardo Mastandrea. La meta di Edoardo Mastandrea. Più 9. La squadra di Calvisano, così è 12-3 al 28esimo. Benasconi gioca per Vanzil, la pressione dello stesso Borin. Pallone che esce male, sono in due, la devono chiamare. Ovviamente c'è un fuorigioco netto. La rincorsa sulla linea dei 10, la potenza c'è. La direzione pure, con Borin lì a sostegno, ancora va oltre Lewis. Sta condizionando anche questa stagione. Abner Varrenen è ben indirizzato il pallone. Fino in questo momento Rovigo sempre bene in mischia ordinata. Cede a sinistra, pallone a disposizione, però lavora bene Bibi Quaglio dall'altro lato. Lavora bene Bibi Quaglio dall'altro lato. Abner Varrenen per il pareggio. Sentiamo la Quaglio cosa dice. La Quaglio dice sì, ma la cosa più importante è che i guardialine. Aspetto che non è ancora stato sfruttato nel migliore dei modi, a parte dei Rodicini. Manca la stabilità, calcio, punizione, ancora, ancora, ancora. Nico D'Amico, pizzicato. Il tragitto che il pallone deve compiere per portare altri tre punti a Rovigo. Non sembra ottima però l'esecuzione, così è. Non si alza la bandierina, 12 pari del Calvisano con Nico D'Amico. Adesso Albanese, non una gran palla per Ragusi, che riesce comunque ad andare via Edoardo Lubian. Non a Facundo Ferrario. Perdono metri i giocatori di Gianluca Guidi. Lewis lì pronto a ricevere, lo fa da fermo. L'ex Leicester va oltre il frontale rispetto a Brandolini. Probabilmente il prossimo sarà Brugnara, ma c'è un calcio di punizione. Ugo, la possibilità di portare vantaggio nuovamente. Bisogna ridistribuirsi, l'occupazione è fondamentale con Isecor, sempre vincente negli impatti. Che doti atletiche che ha questo ragazzo. E ancora va Calvisano. Attenzione lì per Brichetti. E c'è la meta del Calvisano. In casa. Ugo, mezzi pali. Sulle bandierine. Isecor. Sempre con l'acceleratore a 1000. 10 secondi al termine. Diciamo Calvisano e Spugna Rovigo. Match in cui negli ultimi 20 minuti la squadra di Gianluca Guidi con i cambi è riuscito a mettere la parola fine a questa partita. Sconfitta interna per la FMCZ Rugby Rovigo Delta contro il Transvecta Calvisano, che si giocherà il tutto nella partita contro le Fiamme Oro sabato prossimo.